Ogni disco è un viaggio nei tempi, nei luoghi, e con questo nuovo disco di Odekaton vogliamo accompagnare il percorso italiano di Josquin des Prez, un compositore nato in Belgio, un musicista che dopo essersi formato nel proprio paese, aver prestato servizio appunto come cantore nel proprio paese, arrivò in Italia, dapprima a Milano, al servizio di Ascanio Sforza, componente eminente della famiglia Sforza, quindi della famiglia ducale. Siamo qui nella cappella ducale del Castello Sforzesco, un luogo in cui presumibilmente Josquin è transitato, un luogo che egli ha visto. A Milano, quando egli arriva, vi è un ambiente artisticamente molto vivace, vi sono artisti come Leonardo da Vinci, che è a Milano almeno dal 1482, nel campo della musica un grande teorico, un grande compositore e maestro di cappella del Duomo di Milano, Franchino Gaffurio, che riferirà di aver tenuto conversari con lo stesso Josquin. Il brano che ascoltiamo, Tu solus qui facis mirabilia, è un mottetto di Josquin, scritto con uno stile particolare che fa in modo che i cantori cantino assieme e allo stesso momento le parole che fanno riferimento al preziosissimo sangue di Cristo, quindi un mottetto presumibilmente per l'elevazione, in uno stile che in qualche modo associamo anche all'ambiente milanese. Questo percorso, questo viaggio che noi abbiamo seguito, lo portò poi a Roma presso la Cappella Pontificia, a Ferrara presso il Duca Ercole I d'Este. Sappiamo appunto che le cappelle musicali e i maestri di cappella erano elementi importanti di rappresentanza a quell'epoca per le corti degli stati territoriali italiani. Dopodiché, in più tarda età, egli tornerà nel proprio paese. Per alcuni grandi mottetti che abbiamo registrato in questo disco e anche per l'ultima parte della Missa Hercules Dux Ferrarie che abbiamo registrato, abbiamo fatto ricorso a un insieme sempre di voci maschili di Londra, l'ensemble Gesualdo Six, che ci ha accompagnati in questo percorso e che ci ha permesso di in qualche modo di raggiungere o di imitare l'entità anche sonora delle cappelle musicali di quell'epoca.